a una riunione di redazione, che era una messa cantata, e tutti maschi, tutti in piedi, lo storico Paolo Serini, il povero Casalegno, e una sedia per me, il direttore dall'altro lato della scrivania, con la sua coppa di cristallo blu, con il famoso canarino delle due del pomeriggio. E mi fa col suo accento torinese: signora Cambria, lei ci tiene all'indipendenza del suo giornale? Io, un po' sorpresa, dico: certo, allora non lo posso assumere, perché lei è sposata, giovane, ha due figli, se ne fa un altro, è a carico dell'azienda. Questa è la storia di Adele Cambria e di moltissime altre donne, ma non così legata a quegli anni, mi viene da dire, perché è una storia che ti potrebbe raccontare non con questa eleganza, perché adesso la giovane precaria, il direttore non lo conosce, non lo conoscerà mai, però i meccanismi sono ancora gli stessi, sai Adele. Non so se questo ti consoli o ti mortifichi, credo la seconda cosa. Io penso che sono stata privilegiata, perché quando fui assunta con un contratto giornalistico al giorno di Baldacci, ero veramente una rara avis. Ma perché ti dimettevi sempre? Cioè, 9 dimissioni e mezzo. E che potevo fare? Cioè tutte le volte ti mettevano così elegantemente, no? Con questi toni gentili, e dandoti la sedia, ti mettevano in condizioni di andare. No, in realtà le prime dimissioni sono state definite da Enzo Forcella, che peraltro è un mio amico, e tra l'altro uno dei pochi che si è dimesso nella storia del giornalismo italiano, ma furono definite umorali, perché io sono femmina, e omertose, perché sono meridionale, e Baldacci era per metà siciliano e io sono calabrese dello stretto. In realtà mi sono dimessa per lealtà verso Baldacci, perché la gratitudine assoluta che meridionale e donna provavo per lui, che prende una perfetta sconosciuta, non mi aveva neanche visto, e da Roma, dove ero stata ingaggiata da Paolo Glorioso, che si occupava della redazione romana, dice: ma chi è questa signorina? Infatti racconta il suo accento siculo e chiede: ma chi è? È brava questa signorina Cambria, deve venire a Milano. E io vado a Milano. E cioè, era l'epoca in cui essere donna in un mestiere da uomo era un fenomeno da baraccone, e in un certo senso questo ti tutelava. Ti tutelava perché ti trattavano con una certa gentilezza? Perché ti tutelavo? Perché c'eri solo tu in qualche modo? Perché quando la Carla Ravaioli, io lo seppi dopo, o Fernanda Pivano offrirono la loro collaborazione a Baldacci, Baldacci rispondeva: la donna ce l'ho già. Giusto una? E certo. Quindi i primi anni sono stati privilegiati. La quota era coperta dalla Adele Cambria. Su 70. C'era poi una corrispondente da Parigi che era donna anche. Il Giorno era un quotidiano d'avanguardia, c'era Elena Guicciardi. Due, quindi.